Partiti bene, poi piano piano verso la fine del primo tempo abbiamo perso anche un po' di misura in mezzo al campo. Secondo tempo abbiamo fatto, secondo me, dove sono io non ho idea bene di come è successo sul gomma, si può far entrare una persona così. Pasquale ci aveva messo una pezza, poi secondo me abbiamo anche sbagliato il modo per girarsi, però dispiace perché poi ha trovato tutte le maniere di rimetterla in piedi o di far risultato. Purtroppo andava male, abbiamo finito in 10 e abbiamo avuto anche in 10 le nostre due occasioni, due mezze situazioni, però non è facile quando poi si difendono sul campo così, non è una cosa facile. Però dispiace, non si può dire certo che non si sono impegnati, però piano piano poi siamo calati, hai provato a cambiare, a fare, però abbiamo fatto fatica, a un certo punto non riuscivamo più ad accorciare in avanti e si faceva fatica a produrre gioco. Noi dobbiamo reagire subito, sabato dobbiamo fare la partita che dobbiamo fare, vincere e vedere quello che succede. È chiaro che 10 punti fa fatica a recuperarli, onestamente bisogna essere anche onesti. Speriamo anche di recuperare qualche giocatore perché veramente stiamo facendo fatica. Però io spero di recuperare qualcuno, anche se non è facile, perché non è facile, di sicuro recuperiamo Dossena. E poi vediamo un attimino quelli che staranno anche meglio. Mi dispiace per Matera, non so se da sopra sembrava un intervento da rosso, non onestamente altezza campo non lo può giudicare, non lo so, però dispiace perdere giocatori in questo momento, dispiace. No, ma Tito 2 giorni fa aveva un fastidio a un flessore, ma non è per quello, direi una bugia. Kragl pensavo che in questo campo, su qualche punizione, su qualche angolo, avendo un grande tiro come sfruttano loro con Maiorino, si potesse anche noi sfruttare bene certi angoli, certe punizioni. Però non ci siamo riusciti nemmeno lì. Niente, poi abbiamo riprovato a inserire Fabio. Andato così, c'è poco da commentare. Non siamo riusciti a incidere né prima né dopo da quel lato. Veramente io ero già entrato dentro, non sapevo del confronto, non sapevo onestamente, io non ho l'abitudine di fermarmi, ma no, per altre cose, non me ne sono proprio accorto, me ne sono accorto quando ero negli spogliatoi perché non vedevo ragazzi riuscire, la sono andato a vedere perché avevo paura succedesse qualcosa, di perdere qualche altro ragazzo, però ho visto, sono rientrati, non so cosa si sono detti perché poi sono stato fuori onestamente.